Oggi i punti di vista vi raggiunge, entra nelle vostre case o all'interno dei vostri dispositivi e siamo qui per trascorrere un'altra ora insieme, occupandoci chiaramente di informazione, valutando un po' quali sono gli aspetti legati a questa emergenza sanitaria e anche economica, ma poi parleremo anche di web. Quindi una puntata che si preannuncia davvero molto interessante. Allora voglio subito presentare e dare il benvenuto all'ospite di questa puntata, Maurizio Conte, consigliere regionale Veneto. Buonasera. Buonasera e con me qui in trasmissione e soprattutto un buon arrivederci a tutti i telespettatori di Telecittà. Ecco, era un pochino che non ci vedevamo, però insomma sappiamo che lei non si è mai fermato, il lavoro del Consiglio regionale è comunque sempre andato avanti in maniera anche intensa. Sì, appunto in collegamento web, come gran parte di chi ha dovuto appunto trasformare il suo sistema lavorativo da casa, collegandoci e soprattutto portando avanti l'attività con quelle che sono state sia le commissioni sia i consigli che hanno sicuramente dovuto affrontare in questo periodo anche l'emergenza coronavirus. E quindi anche provvedimenti che hanno dovuto fare delle scelte, delle priorità nell'ambito anche dell'assestamento di bilancio, quindi passaggi anche fondamentali per dare una risposta immediata alle tante esigenze che sono sorte in questo periodo dall'emergenza sanitaria e dall'altra parte anche a quella che è la situazione di crisi economica congiunturale a quella che è stata appunto l'epidemia nel nostro Veneto. Maurizio, questa fase 2, secondo te, qual è il punto di vista di questa situazione attuale, così com'è? Beh, sicuramente una seconda fase che abbiamo visto iniziata anche con purtroppo dei momenti che hanno dimostrato che forse ancora non è la situazione normalmente risolta. Il virus sente, dobbiamo continuare a proteggerci, a proteggere anche gli altri, quindi qualsiasi azione di prevenzione e di tutela della nostra salute personale diventa elemento di garanzia anche per la salute della nostra comunità, della nostra società, di tutti i cittadini veneti. E quindi è Ecco, proprio per questo che gesti inconsiderevoli come sono successi di qualche ragazzi giorno che fa. pensano di festeggiare la fine della quarantena con ammucchiate, con situazioni che sono veramente pericolose per Ecco, la troppe persone sicurezza. quindi che non hanno capito, anche se probabilmente la maggioranza degli italiani è molto attenta e rispettosa delle regole. E quei comportamenti hanno indotto il capo della polizia a spingere le nostre questure, le nostre forze dell'ordine a organizzare anche numerosi controlli. Tanti si sono già attrezzati per partire in questi giorni, sorvegliare il territorio ed evitare assembramenti. Lo trovi corretto? Beh, è fondamentale che ci sia anche da parte delle forze dell'ordine un controllo e soprattutto una repressione di certi atti, soprattutto sanzionandoli e dimostrando che il controllo c'è. Non possiamo pensare che ognuno possa fare quello che vuole, quindi è questo che dobbiamo dare come segnale. Ognuno deve essere responsabile della propria salute, ma anche nel rispetto della salute degli altri. Ecco, c'è un punto molto importante che io vorrei discutere con te. Uno dei maggiori problemi dell'affollamento si riscontra all'interno dei mezzi pubblici e proprio per andare incontro alle esigenze degli utenti, tu hai fatto una proposta che è molto interessante. La puoi spiegare ai nostri telespettatori? Sì, sappiamo tutti qual è la situazione nell'ambito del trasporto pubblico, le limitazioni soprattutto dovute a garantire proprio la non diffusione del contagio, prevede il distanziamento, una riduzione dei mezzi pubblici,
Ecco, aspetta un attimo perché sento che c'è la linea che va e che viene, stai dicendo delle cose molto interessanti, ma se si perdono le parole fanno fatica a seguire attentamente. Riproviamo. Mi sentite? Sì. Ecco, allora ripeto, abbiamo una situazione che vede nei trasporti pubblici una riduzione di posti dovute alla limitazione e del distanziamento per garantire la sicurezza dei cittadini. È per questo che non bastano e non basteranno sicuramente i mezzi pubblici per garantire il trasporto, soprattutto per quello scolastico quando arriverà. È proprio Certo. questo che c'è la necessità di aderire a questa mancanza. Non possiamo pensare di acquistare in questo momento nuovi mezzi, non ci sono le risorse. Invece dall'altra parte abbiamo una situazione di tanti proprietari di pullman turistici che sono fermi, lo sappiamo, il turismo è fermo e anche tanti servizi collegati a questi autotrasportatori. Possiamo utilizzare questi pullman. Ecco, quindi la tua proposta è quella di integrare con nuovi dispositivi. Integrare la rete dell'attuale sistema del trasporto pubblico con integrazione di mezzi che possono appunto in qualche maniera dare anche una risposta all'emergenza e alla crisi economica di queste piccole attività che molto spesso hanno anche da pagare mutui o leasing per gli pullman stessi che hanno acquistato nuovi E perché sono li abbiamo fermi. obbligati anche per legge a adeguare i mezzi contro l'inquinamento. Quindi questo per più per parte garantire. Ecco, quindi uno strumento che potrebbe risultare sicuramente molto, molto valido. Come è stata accolta questa proposta? Sicuramente è stata accolta da parte di tutte queste aziende in maniera la propria, che stanno con anche come associazioni di categoria, è stato chiesto proprio all'assessore competente regionale ai trasporti, la De Berti, di valutare in maniera veloce questa opportunità perché non c'è tempo da perdere, dobbiamo garantire l'operatività del servizio pubblico del trasporto e dall'altra parte cercare appunto senza pensare ai soliti sussidi a fondo perduto invece di salvare tante imprese, piccole imprese. Ecco, quindi sarebbero sicuramente degli interventi che porterebbero più benefici al territorio, dunque agli utenti, alle casse delle nostre istituzioni, ma anche alle aziende effettivamente del territorio. Maurizio Conte, cosa pensa del decreto rilancio? È un decreto che purtroppo ancora si ferma su quella che è l'emergenza, non guarda a quella che è la necessità di rilanciare un'economia in una certa maniera. Noi dobbiamo ritornare credibili sotto l'aspetto sia della comunicazione. L'Italia non è un paese, appunto, è un paese che ha il controllo della situazione e questo ha messo in difficoltà invece magari qualche messaggio sbagliato, una forte economia come quella collegata al turismo. E quindi sono su questi aspetti che è fondamentale garantire interventi strutturali che possano anche cambiare il sistema che finora ha garantito certi settori economici che hanno bisogno in questo momento di veramente di tornare ad essere appetibili, tornare ad essere attrattivi sotto l'aspetto appunto della loro potenzialità sia produttiva sia ricettiva. E quindi è su questo che forse questo governo non si è reso conto che non servono solo insufficienti, ma dobbiamo guardare a quella che è una politica estera di un certo tipo, dobbiamo aprire il Ecco, Pandora. Maurizio, abbiamo visto in questi giorni tantissimi servizi giornalistici che sono andati magari in onda nelle reti nazionali, nei quali hanno fatto vedere come hanno agito i vari stati nei confronti dei loro cittadini e in particolare nei confronti delle aziende. Anche solo la Germania, che insomma sentiamo sempre tra le più nominate, ha fatto dei versamenti a fondo perduto
praticamente a sussidio quasi nell'immediato, un'utopia per noi italiani. Ma penso che, guardando soprattutto al Veneto, le imprese, gli imprenditori forse non si aspettano chissà quali risorse a fondo perduto. Si aspettano di poter essere liberi di lavorare con meno burocrazia. Già questo sarebbe un risultato straordinario di una dopo crisi che potrebbe veramente mettere in campo nuove sinergie e nuove energie. Quindi, al di là appunto dell'immediato, di quelle che possono essere delle risorse, noi dobbiamo pensare a cosa si può fare per questi imprenditori, ma non solo imprenditori. A breve farò una proposta, quella di pensare che lo Stato deve compiere un'unica azione per salvare le imprese e soprattutto i redditi delle famiglie, Quale? quello di ridare a tutti i contribuenti quel credito d'imposta che lo Stato ha là fermo e che sono soldi dei contribuenti. Deve solo fare versarli dentro i conti correnti di chi ha pagato più tasse di quello che doveva pagare. Lo Stato le ha incamerate e sono risorse che sono là ferme, che invece in questo momento servono ai cittadini. Qualsiasi partita IVA, ma qualsiasi cittadino che paga le tasse, anche il dipendente pubblico o il dipendente privato, non ha una risposta in questo senso. Deve avere indietro quelle tasse che ha pagato in più, che sono fondamentali in questo momento, garantire liquidità a tutti, all'operaio, all'artigiano, all'imprenditore. Il Veneto è una terra che da sempre è stata, nonostante magari stia vivendo delle enormi difficoltà, attenta moltissimo anche nei confronti del prossimo e tanta solidarietà si è vista muovere in questi mesi. Sì, beh, si è visto sicuramente una grande partecipazione a quello che è l'attenzione che è stata da parte di tanti veneti nei confronti di chi ha più bisogno in questo momento. Io ho visto delle fotografie dove c'eri anche tu. Si è cercato appunto di far rete, di far squadra, di coinvolgere gli amici per cercare di trovare fondi, per trovare poi anche la forma di come poter fare arrivare immediatamente anche quelli che sono stati i contributi che abbiamo trovato. Quindi è su questo che dobbiamo guardare, soprattutto in una rete di solidarietà collegata sia alla protezione civile sia alla Caritas, che in questo momento vedono aumentare sempre di più chi va a bussare alle loro porte perché non ce la fanno. Ecco, infatti lo dico ai nostri telespettatori che non le hanno viste, magari io ho visto delle fotografie dove c'era Maurizio Conte, dove avete raccolto diversi alimenti da portare proprio a queste famiglie che non avevano nemmeno la possibilità di andare a fare la spesa e purtroppo, come dicevi tu, sono sempre più in aumento questi numeri in maniera drammatica. Sì, sicuramente anche i dati che arrivano dai banchi solidali, da quelle che sono le strutture che in maniera volontaria stanno garantendo aiuti a queste persone, che questo aumento preoccupa in una situazione dove sappiamo il sociale molto spesso non è considerato nel momento quando l'economia va veloce. In questo momento invece l'aspetto di solidarietà e soprattutto di attenzione a chi ha più bisogno è fondamentale. E quindi ringraziamo anche tutti quei volontari e soprattutto tutti coloro che continuano a versare e a contribuire per garantire che ci siano risorse e soprattutto materiali necessari per garantire a tutti un minimo di solidarietà. Ecco, abbiamo sentito ieri una notizia che anticipava una possibile data per le elezioni, alla metà di settembre. Hai notizie più certe di noi? No, sembra che appunto ci sia la volontà di questo governo di approvare un emendamento in questo senso. Certo che ci troveremo di fronte a delle elezioni balneari, vuol dire una campagna elettorale balneare sotto gli ombrelloni. Il rischio è vedere magari più candidati al Consiglio regionale che vocumprà sulle nostre spiagge la prossima
Quindi anche qua noi dobbiamo soprattutto garantire la che nell'ambito della campagna elettorale, fase elettorale, c'è bisogno di dare la possibilità a tutti coloro che vogliono porsi davanti a quello che è la valutazione dei cittadini, la possibilità appunto di essere. Certo che in questa situazione dove gli assembramenti non sono ammissibili, certe situazioni sono ancora da limitare, forse sarà difficile, soprattutto quando abbiamo una legge elettorale come quella delle regionali che prevedono le preferenze, un Ecco, e qui candidato. aggiungo anche un mio appello personale come giornalista ed editore televisivo affinché in vista di queste elezioni venga rivista anche la legge sulla par condicio, perché è impensabile non dare parola alle istituzioni in un momento in cui inevitabilmente c'è bisogno di comunicare e di avere la loro presenza. Hai perfettamente ragione perché effettivamente il mezzo comunicativo come la televisione dove c'è la possibilità di andare a contatto, se non in maniera diretta, ma per farsi conoscere, per far comprendere quali sono le iniziative e le proposte che si portano avanti, sono fondamentali, soprattutto da parte delle locali come la vostra che sono e possono avere un ruolo fondamentale per far esprimere a tutti la loro opinione, però appunto senza limitazioni che molto spesso abbiamo visto sono antidemocratiche e soprattutto antiliberali. Sono perfettamente d'accordo. Maurizio, noi siamo arrivati al termine di questo nostro incontro. Ti aspettiamo però anche la prossima settimana, così magari sentiamo quali saranno le novità nei prossimi giorni in Consiglio regionale. Grazie a voi e arrivederci, a presto. Grazie mille a Maurizio Conte, consigliere regionale Veneto, ha fatto un po' una panoramica di questa situazione. Noi continuiamo questa trasmissione. Voglio dare anche un po' di numeri, numeri che sono stati forniti dal bollettino della Regione Veneto di oggi, numeri che sono stati letti dal presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa quotidiano. Allora, sono stati eseguiti da inizio emergenza 560.868 tamponi, 12.500 in più nelle ultime 24 ore. Ovviamente questi 12.500 in più non abbiamo ancora il risultato, chiaramente sono tamponi in lavorazione. Sono comunque stati valutati quelli precedenti, in totale abbiamo 19.059 positivi più 21 rispetto all'ultimo bollettino. Le persone ricoverate in Veneto sono 541, meno 25 rispetto al bollettino precedente. In terapia intensiva il numero continua a scendere, si trovano 40 pazienti, 7 in meno rispetto a ieri. Le persone dimesse sono 3.254 più 25 rispetto al bollettino precedente. Le vittime totali in Veneto, che significa persone che hanno perso la vita all'ospedale e in luoghi diversi dall'ospedale, ma a causa del Covid, ammontano a 1.854, sono più 5 rispetto all'ultimo bollettino. Ricordiamo dati veneti. Un saluto ancora a tutti i nostri telespettatori, a chi ci sta seguendo da casa ma anche dalla rete. Dovremo essere pronti con un altro collegamento. 5 minuti? Va bene, allora tra 5 minuti avremo un altro collegamento con Victor Vassallo di Omniaweb Italia. Parleremo di rete, parleremo di internet, di questo mondo che ormai è entrato nella quotidianità di tutti noi, sia per le aziende sotto l'aspetto informativo, commerciale, di business, ma anche nella vita quotidiana e lo abbiamo davvero scoperto.
scoperto in maniera molto utile e interessante proprio durante il lockdown, perché eravamo tutti quanti separati, ma tutti vicino proprio grazie a internet. Dunque, avete sentito tantissime le notizie che stiamo affrontando così durante ogni puntata, tanti ovviamente i numeri anche che vi diamo e tanti gli argomenti. La prossima settimana sentiremo anche la categoria del turismo, in particolare le agenzie di viaggio mi hanno contattato, è una categoria che si trova in estrema difficoltà, ma come tante poi. E nel telegiornale che sentirete dopo alle 20.05 parleremo anche di un'iniziativa che è stata attuata a Jesolo per quel che riguarda le discoteche che si trasformeranno in Risto Music, ovvero un'alternativa per vivere le serate senza più la movida con la pista da ballo piena, ma trasformando questi locali con la musica in sottofondo e i tavoli per consumare. Quindi un'alternativa per reinventare l'attività di queste discoteche che altrimenti sarebbero rimaste chiuse. Noi ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità e poi torniamo nuovamente insieme. Rimanete con noi. Più sconti che mai da Ali e Aliper. Fino al 10 giugno con la tua carta fedeltà Ali, tanti prodotti della tua spesa sono scontati del 20, 30, 40%. Un aiuto concreto per garantirvi il massimo del risparmio. Sconto 20, 30, 40%. Ali, we love Italy. Uniti si migliora la vita. Ben ritrovati, continua l'appuntamento con Punti di Vista. Abbiamo avuto una piccola pausa pubblicitaria. Salutiamo e ringraziamo ancora l'ospite che è stato con noi e adesso invece ci colleghiamo con Victor Vassallo, amministratore di Omniaweb Italia. Ciao Victor, buonasera. Ciao, buonasera, ciao Patrizia, un saluto a tutti i telespettatori. Come vedete sono a casa, Sì, quindi. beh, innanzitutto grazie per averci dedicato questo tempo, ti abbiamo proprio raggiunto a casa, quindi grazie per averci aperto la Ma porta. anche perché io sto facendo il lockdown, veramente l'ho preso in maniera, come dire, seria e non solo mi ci sto abituando, ma in qualche modo mi ci ritrovo anche abbastanza bene, grazie fortunatamente al settore in cui lavoriamo, ma anche grazie agli strumenti digitali che abbiamo a disposizione. Beh, dobbiamo dire che l'emergenza sanitaria e questo lockdown che abbiamo vissuto tutti quanti hanno costretto a velocizzare quella che è stata la digitalizzazione degli italiani, perché c'era una gran parte della popolazione che ancora non era così dentro il mondo della rete. Oggi però sono cambiate tante cose. Ma guarda, in realtà è cambiato sì qualche cosa in termini di approccio nei confronti degli strumenti digitali da parte delle persone, però in realtà c'è stata una vera e propria accelerazione delle persone nei confronti dell'utilizzo del digitale. Per meglio dire, le persone in realtà lo utilizzavano anche prima il mondo del digitale, perché la maggior parte anche delle persone che ci stanno seguendo in questo momento sono probabilmente abituate a utilizzare WhatsApp, sono abituate magari a utilizzare Facebook. Facebook, i social network, Google per fare le ricerche, piuttosto che un qualche sito per la prenotazione alberghiera. Poi, a seconda delle abitudini di ognuno, ci si è trovato, come dire, in qualche modo più abituato in questo momento di lockdown a utilizzare il mondo del digitale o meno. Chi non era abituato comunque si sta abituando. Quello che abbiamo visto è sicuramente un cambiamento e un'accelerazione da parte delle persone nell'utilizzo degli strumenti digitali e di servizi digitali che permettono, per esempio, di avere la spesa a domicilio, piuttosto che la cena a domicilio, piuttosto che la farmacia online, eccetera, eccetera. Tutte cose che c'erano anche prima, ma che in qualche modo oggi sono diventati di uso comune, direi.
Ecco, poi c'è il lavoro, il famoso smart working che anche tu stai promuovendo all'interno della vostra azienda. Quali Allora, sono le difficoltà tra le aziende normali e quelle invece abituate come lo siete voi? Perché ovviamente voi siete dentro questo mondo digitale per il quale è molto semplice lavorare, noi magari invece abbiamo qualche difficoltà in più. diciamo che è tutta una questione di approccio verso il mondo del digitale, nel senso che verosimilmente oggi è più agevolata una startup, un'azienda nuova che nasce, è più abituata o è più agevolata a utilizzare gli strumenti in cloud, strumenti che permettono nativamente la videoconferenza piuttosto che l'utilizzo e la condivisione di spazi virtuali dove inserire i propri file o l'utilizzo di gestionali, per esempio, in cloud piuttosto che il gestionale all'interno del proprio computer. Quindi diciamo che se è vero che comunque le aziende sono obbligate o erano obbligate a fare un percorso di trasformazione digitale, e per trasformazione digitale si intende anche l'utilizzo di strumenti in cloud che permettono quindi alle persone di lavorare da qualsiasi punto, grazie, se vogliamo, al lockdown, piuttosto che a causa del lockdown, quelli diciamo un pochettino più difficili da convincere, in qualche modo credo abbiano capito quanto importante sia aggiornarsi con strumenti da 2020, quindi strumenti in cloud, che in qualche modo, oltre a permettere alle aziende di avere, come dire, il personale o i propri addetti che possono lavorare, che possono continuare a Condividendo operare anche da tutti i casa. documenti. Esatto, quello che in realtà permette questo tipo di tecnologia, questo tipo di trasformazione, permette in realtà l'aumento della qualità della vita delle persone, perché in qualche modo io posso decidere se continuare o se lavorare da casa piuttosto che dall'ufficio ed essere allo stesso tempo e allo stesso modo produttivo come se fossi in ufficio. Questo è il principio. Ti faccio l'esempio nostro, è vero che noi comunque lavoriamo nel mondo del digitale, però è vero che comunque anche noi utilizziamo sistemi gestionali, utilizziamo condivisione di dati, abbiamo la necessità di confrontarci con i colleghi, però abbiamo nonostante tutto mantenuto lo smart working, anche se vi è la possibilità di riaprire l'ufficio. Per il momento abbiamo deciso di mantenere lo smart working perché comunque riusciamo lo stesso a lavorare senza nessun problema. Io e i miei colleghi siamo produttivi tanto quanto. Ecco, la vostra è una realtà italiana importante che aiuta le aziende a sviluppare diversi settori all'interno del web in questo momento di sofferenza economica per le aziende che si occupano di commercio. Parliamo e pensiamo per esempio ai piccoli negozi che non erano abituati alle vendite attraverso il web, ma che si sono viste costrette ad entrare in questo mondo. Hanno aumentato la richiesta? Guarda, innanzitutto ti dico questo. Sì, aziende che prima non facevano nulla online, in qualche modo si sono ritrovate nella circostanza di dover chiedere magari aiuto piuttosto che si sono ritrovate a richiedere magari un progetto digitale. Cioè, il Però in negozio realtà che vendeva abbigliamento e che è stato costretto alla chiusura in questi mesi, certamente può cogliere l'opportunità per vendere proprio attraverso internet. Gli strumenti ci sono. Io credo anche che magari bisognerebbe sentire il parere di un esperto, perché il fai da te penso che possa poi dare effetti. negativi, sicuramente il fai da te è pericolosissimo in tutte le circostanze, nella circostanza del digitale, ma anche in tantissime altre circostanze. Il principio è un altro, vedi, è un principio se vogliamo culturale. Le persone, le aziende o le persone che stanno a capo delle aziende, anche se vogliamo delle piccole attività locali, immaginano che fare e-commerce sia solo acquisire nuovi clienti oppure allargare i propri confini per
aumentare il proprio fatturato. In realtà il mondo del digitale è un mondo che ci permette di innovare, un mondo che ci permette di costruire nuovi modi o gestire nuovi modi con cui relazionarci anche con i nostri clienti. Basti pensare, per esempio, il mondo del food delivery, no? Il fatto che io cliente finale, possa ordinare il mio piatto preferito dal mio ristorante preferito, è semplicemente un utilizzo consapevole della tecnologia, dove il ristoratore in qualche modo mi dà la possibilità comunque di ordinare, mi dà a disposizione, io che sono un suo cliente, mi dà a disposizione la possibilità di ordinare online per ricevere poi a casa. Allo stesso modo il negozio di abbigliamento, che in questo periodo è rimasto chiuso, comunque se aveva il suo sito e-commerce, ha dato comunque la possibilità ai suoi clienti di comunque continuare a comprare quello di cui avevano bisogno, e di conseguenza il negozio ha continuato ad avere la sua relazione nei confronti della sua clientela. Quindi l'e-commerce non deve essere visto solo come un concorrente, perché io oggi che vendo offline sono contro i negozi online perché porta via il lavoro. Ma no, in effetti, perché sarebbe come essere contrario alle conversazioni telefoniche perché siamo abituati a parlarci di persona. Non è così. In realtà la tecnologia, e in questa circostanza l'e-commerce, è un facilitatore di commercio, perché io permetto comunque alla mia clientela, come permetto anche a nuovi clienti, di comprare da me. In effetti questo era un argomento che prima dell'emergenza coronavirus avevamo affrontato anche con qualcuno di OmniaWeb in studio e con alcuni telespettatori che chiamavano e dicevano sì, ma la rete ci sta rubando i clienti, noi facciamo difficoltà, invece avete visto si è creata una situazione che non era prevista e la rete ha rappresentato un'opportunità di continuità per rimanere in una sorta di normalità, diciamo. Io per darti un dato ti posso dire che mediamente l'e-commerce, trasversalmente nei vari settori, poi c'è chi è cresciuto molto di più, chi un pochettino meno, comunque la media di crescita del mercato online, delle vendite online nel periodo del Covid è superiore al 100%. Ok? Ora che si sta comunque riaprendo, siamo appunto nella famosa fase 2, no? Dove comunque i negozi hanno iniziato a riaprire e certo, le abitudini pur con delle stanno... limitazioni. Esatto, ma il mercato dell'e-commerce non sta calando, sta continuando a crescere. Ecco, sì, io credo proprio che perché... molte persone lo preferiscano, no? Ma proprio perché, non solo per una questione di sicurezza, ma se vogliamo anche per una questione di comodità, cioè le persone che prima non conoscevano la possibilità di vendere online oppure avevano paura di sbagliare, eccetera, e si sono ritrovate comunque nella circostanza di dover provare a vendere, si sono trovati anche nella circostanza di provare la comodità di ricevere, voglio dire una cosa semplice, la crema a casa dalla sua farmacia o il prodotto che gli serviva dalla sua farmacia. Quindi è questo anche il principio che le persone devono e gli imprenditori devono capire. Fare e-commerce significa anche dare un servizio migliore ai propri clienti. Victor, e quanto è importante anche l'uso dei social? Allora, l'uso dei social è importante tanto quanto parlare con la propria clientela o con il proprio pubblico. Bisogna, torno nel discorso che ho detto prima, bisogna partire dal presupposto che il mondo digitale, quindi social, quindi i motori di ricerca, quindi se vogliamo anche Alexa per parlare di strumenti ancora più innovativi, sono tutti touch point, quindi punti di contatto con la propria clientela. Quindi il tutto deve passare ovviamente attraverso una fase di analisi dell'azienda tipo, quindi di che negozio, di che impresa stiamo parlando, e da lì bisogna capire in quali touch point ci possono essere i miei clienti e agire di circostanza, che significa mettere giù una strategia digitale tale per cui un'azienda possa essere presente nel momento in cui il suo cliente esprime una determinata necessità, che può essere anche solo una necessità di relazione.
OmniaWeb da inizio emergenza ha realizzato delle dirette gratuite, dei seminari, dei corsi, come vogliamo chiamarli, per guidare un po' le persone in quello che è il servizio internet. Sono state dirette davvero molto interessanti che hanno sviluppato vari settori, dal turismo al commercio, Amazon, Google, avete parlato veramente di tantissime cose. Come mai la scelta di questi incontri e come esperienza com'è stata? Allora, esperienza positivissima. I motivi per cui abbiamo, come dire, intrapreso questa strada, che in questo momento è terminata, poi probabilmente riprenderà in forme diverse tra qualche settimana. Diciamo che nel periodo di lockdown abbiamo deciso di fare un'ora di diretta al giorno, che al di là dell'ora di diretta è comunque stato uno sforzo importante per poterla organizzare. In questa ora di diretta ogni giorno abbiamo invitato, come dicevi giustamente tu, tutta una serie di ospiti, anche di caratura internazionale, per parlare di vari argomenti del mondo del digitale. L'obiettivo primario di questa attività è stato quello di cercare di sensibilizzare e portare, come dire, un po' di cultura del digitale alle persone che avevano voglia di ascoltarci, che di solito queste persone, abbiamo visto, erano già del mondo del digitale, piuttosto che erano imprenditori, la maggior parte erano imprenditori, piuttosto che persone che lavoravano negli uffici marketing o negli uffici commerciali delle aziende, perché comunque il taglio che gli abbiamo dato è sempre stato un po' costruttivo, un po' commerciale e un po' di marketing. Quindi, prima di tutto, abbiamo voluto portare, come si dice, il verbo, no? del digitale, cercando di aiutare magari in qualche modo le persone. Dopodiché, questa esperienza ci ha portato in contatto, pensa, con oltre 3.000 aziende nuove che prima non conoscevamo. È un po' come il discorso che ti dicevo prima, bisogna mettere in piedi una strategia tale per cui riesci a essere presente con i tuoi clienti o i tuoi prospect, che quindi sono quelle aziende, nel nostro caso, in altri casi possono essere persone, no? Sempre, che magari hanno una necessità, che è quella, nel nostro caso, di conoscere determinate strategie. Quindi abbiamo avuto, pensa, oltre 3.000 lead nuovi, quindi 3.000 aziende che si sono registrate nei nostri canali e con le quali oggi possiamo iniziare a risolvergli eventuali problematiche, che per noi significa lavoro, significa mettere giù della strategia e delle opportunità per queste aziende. Un'ultima domanda, Victor. Ci stiamo avvicinando ad un periodo caldo dal punto di vista meteo, ma anche dal punto di vista dell'economia turistica. Quest'estate 2020 sarà sicuramente molto diversa da tutte le estati che abbiamo vissuto fino adesso. Voi lavorate moltissimo anche con le aziende del turismo. Quali sono i servizi e quello che vi chiedono in questo momento? Guarda, allora, sicuramente è un tasto delicatissimo quello del turismo, perché ovviamente nel momento del lockdown, e giustamente, si sono fermate tutte le attività di promozione delle cosiddette vacanze. E questo è trasversale sia per i nostri clienti del tour operator, sia per gli hotel, che per qualsiasi altra circostanza legata al turismo. Non è una cosa che riguarda solo noi come agenzia, ma riguarda ovviamente tutto il mercato. È un periodo tutt'oggi di grande incertezza, perché questa incertezza parte principalmente dalle persone che non sanno se potranno e come potranno andare in vacanza. Dall'altra parte c'è una grandissima incertezza da parte delle strutture, in questo caso ricettive, che stanno capendo adesso, in questi giorni, come dovranno gestire la propria struttura ricettiva in virtù delle nuove regole di sicurezza legate al Covid. Quello che è sicuramente cambiato in termini di strategia, e qui devo riferirmi in particolare ai grandi tour operator, è cambiato che in qualche modo strategicamente loro devono dare più serenità alla persona
che prenota, e sotto il profilo meramente economico, quello che stanno facendo giustamente è di permettere in qualsiasi momento, anche pochi giorni prima della partenza, la cancellazione gratuita dell'eventuale prenotazione fatta, seppur magari pagata con un acconto o pagata interamente. Questo è quello che stanno facendo, mi viene a dire, il 90% delle aziende che permettono la prenotazione online. Dopodiché, dall'altra parte, bisogna in qualche modo dare atto anche ai grandi brand della pubblicità come Google, che stanno aiutando anche tanto le aziende anche nel settore turistico, aziende che magari si sono fermate con le campagne o che hanno sempre, come dire, basato molto la loro attività commerciale sull'online, e lo stanno aiutando queste aziende dandogli delle agevolazioni particolari con crediti pubblicitari. Mi viene da dire che stanno facendo anche di più di quello che sta facendo il governo stesso o altri meccanismi, diciamo così, aziendali italiani. Bene, io ti ringrazio per questo collegamento con dei consigli e delle notizie davvero utili e molto preziose. Io vorrei segnalare anche il vostro sito internet, perché all'interno è possibile trovare anche degli articoli molto interessanti. Ma senz'altro, poi le persone a cui fa piacere si possono iscrivere gratuitamente anche alla newsletter nostra, dove ogni mese comunque diamo tutta una serie di consigli utili, e diamo tutta una serie di notizie anche pratiche, in particolare per gli imprenditori, che possono essere utili ovviamente in una strategia digitale, ma allargandoci anche su quella che potrebbe essere una strategia di business. Il nostro sito www.omniaweb.it. Perfetto, io ti ringrazio, ti lasciamo andare perché sappiamo che sei impegnatissimo, quindi un saluto a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie, buona giornata. Grazie, noi salutiamo Victor Vassallo, amministratore OmniaWeb Italia, ci ha fornito dei consigli veramente importanti e vi invito davvero ad andare a visitare il sito internet e iscrivervi alla newsletter, perché ci sono delle nozioni molto utili che, se seguite, insomma, possono dare sicuramente un aiuto in questo momento particolare. Punti di vista, arrivato al termine di questa puntata, io ringrazio tutti voi per la vostra attenzione, saluto tutte le persone che ci stanno scrivendo anche sulla nostra pagina Facebook, un abbraccio a tutti voi, l'augurio di trascorrere un buon fine settimana, arrivederci alla prossima puntata.